Continua l'emorragia di posti di lavoro nel contratto d'area di Manfredonia. L'ultima azienda che rischia seriamente la chiusura è la Vetrotech, che conta 37 operai impiegati nelle seconde trasformazioni del vetro per arredamenti come mobili, specchi e tavolini. Colpa della crisi si giustifica il gruppo marchigiano che fa capo alla famiglia Broccoli, che a Montecchio di Pesero ha un altro stabilimento che occupa un centinaio di persone. La vertenza Vetrotech è sbarcata in prefettura a Foggia. Nell'ultimo triennio le perdite si aggirerebbero sui 900.000 euro. Da agosto la produzione si è fermata nella fabbrica di Manfredonia. In Riva al Golfo la Vetrotech si insediò nel 2002 con il protocollo aggiuntivo al contratto d'aria, beneficiando di quasi 6 milioni di euro di fondi statali. Nell'impianto marchigiano, spiegano i sindacati, sono stati acquistati nuovi macchinari per sopperire alla chiusura del sito di Manfredonia che è stato messo in liquidazione. Sono 14 anni che noi facciamo questo lavoro qua e abbiamo acquisito del, delle esperienze enormi. Però adesso dopo, dopo 14 anni queste esperienze li dobbiamo buttare perché anche nelle nostre zone il vetraio non esiste. L'azienda ha già deciso di andare via, cerca la, la scusa, l'attenuante per poter dire vado via dal territorio perché i ragazzi non rispondono a quelle che sono le mie esigenze. Il sindacato cosa chiede? Un progetto e quindi un piano industriale per capire che cosa facciamo insieme perché quelle perdite possono essere trasformate.